piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio, nel secolo dei secoli. O glorioso San Giovanni Bosco, prega per noi. La bellezza degli oratori, luoghi di formazione culturale e spirituale, la loro nascita nella catechesi di Don Mariano Gioia in occasione della festa di San Giovanni Bosco a San Giovanni in Gaddo. Una festa che ben ricorda chi l'ha vissuta da bambino e che conserva nel cuore la voglia di farla vivere e tramandare alle nuove generazioni. Sono Pietro Geremia, nato a San Giovanni in Gaddo, lontano da questa terra per oltre 50 anni. Oggi faccio parte dell'amministrazione comunale e non solo, facciamo parte dell'organizzazione che Don Mariano ha fatto a San Giovanni, che si chiama Associazione di San Germano, perché questa chiesa è dedicata a lui. Dopo alcuni anni che non si faceva più questa manifestazione per rendere omaggio a San Don Bosco, siamo riusciti a coinvolgere il parroco per ripristinare questa festa, perché era dovuto soprattutto in onore di Don Antonio Mancini, che è il papà dell'avvocato. Ecco, che cosa rappresentano le feste patronali per le nostre comunità come esperienze di fede? Ma in questi posti, soprattutto a San Giovanni, noi abbiamo 4 manifestazioni. È il credo e la fede soprattutto che trasporta gli animi degli abitanti di questo posto. In realtà, fino a qualche anno fa, specialmente per la festa del nostro patrono San Giovanni Battista, qui rientravano persone da tutto il mondo. Le stesse feste sono riprodotte anche in Canada, perché in Canada noi abbiamo un sacco di emigranti, specialmente nella zona di Montreal c'è un'organizzazione che si chiama San Giovanni Battista, dove ripropongono queste festività. La festa dei santi patroni e anche dei santi come questa di San Giovanni Bosco, che occasione possono essere per l'unità della comunità? Sì, come dicevo, queste manifestazioni, specialmente in una comunità come la nostra, di pochi abitanti purtroppo, sono un momento di aggregazione, perché c'è molta fede tra il popolo e quindi ci trasporta veramente con l'anima, col corpo e col pensiero della fede a partecipare attivamente. Quali sono gli aspetti che secondo lei andrebbero corretti per far sì che queste feste entrino ancor meglio nel cuore della gente? Cosa bisogna fare? Quello che stiamo facendo noi in realtà stiamo riproponendo un attimo un po' tutte quelle che sono le festività che si facevano una volta. Ne abbiamo fatta già 2, questa è la seconda, vorremmo fare per il prossimo anno le altre manifestazioni, San Vincenzo, Santa Lucia, San Michele, un po' praticamente far rivivere un attimo le nostre statue, che sono bellissime e che speriamo che la gente partecipi come veramente è accaduto finora. E noi ce lo auspichiamo, grazie. Prego. Avvocato,
un suo ricordo personale di questa festa che finalmente è stata riportata in dolce splendore. Sono ricordi belli, per certi versi dolci, per certi versi struggenti, perché sono legate a questa festa, a momenti della mia infanzia, della prima adolescenza, e ricordo soprattutto come mio padre, che è stato l'ideatore di questa manifestazione, si impegnasse, con quale dedizione, con quale passione si dedicasse a questa cerimonia, che era un momento di grande coesione per l'intera comunità. Quindi era una festa di allegria, secondo il messaggio dei salosiani. Papà aveva fatto le elementari e le medie presso i salesiani di Faenza e ha voluto riportare questa eredità spirituale nella sua comunità di San Giovanni in Galdo, trasmettendo soprattutto ai giovani il messaggio di San Giovanni Bosco, un messaggio che è sempre di grandissima attualità nella targa che oggi viene offerta a coloro che partecipano alla gara podistica. C'è una delle frasi celebri di San Giovanni Bosco, e dice: camminate coi piedi per terra, col cuore abitate in cielo. Sono frasi che regano un messaggio eterno, e soprattutto in un momento come questo, in cui i giovani sono privi di valore, hanno problemi, si trovano sbandati in questa società. Se andiamo a parlare di baby gang, di branco, di valori completamente perduti, il messaggio pedagogico di San Giovanni Bosco, allegria, studio, preghiera, è sempre di prepotente attualità. Le viene offerta un'occasione per parlare, ecco, al mondo giovanile, che cosa vuole consigliare? Le occasioni di aggregazione sono fondamentali, ritrovarsi dietro un percorso dei laboratori, come dire, professionali, culturali, sociali. Bisogna trovare un filo, diciamo, conduttore alla propria esistenza, altrimenti è evidente che si deraglia. Grazie mille. A voi. Mariano, in che modo l'educazione alla fede può diventare occasione di unità? L'educazione passa anche attraverso il coinvolgimento, e quindi la chiave di lettura principale è quella di conoscere il territorio, e l'esperienza che ha fatto Don Bosco, che hanno fatto tanti santi, che poi vedremo all'interno della conferenza, è che loro sono entrati all'interno del tessuto sociale, dove erano presenti i giovani e le persone, e da quel loro vissuto hanno saputo diversi santi prendere quella realtà e trasformarla per farla vivere un'esperienza culturale e poi anche di fede. Quindi questo è il senso di unità, saper mettere insieme sociale, cultura e fede. San Giovanni Bosco e la bellezza degli oratori, come sono cambiate queste realtà rispetto al passato? Il percorso storico che poi vedremo è fatto principalmente di un vissuto quotidiano poi rielaborato, e per me è stata una sorpresa, perché io sono cresciuto sempre con l'immagine di un oratorio che è una struttura standard calata all'interno di una realtà. Invece, preparando l'incontro di oggi, ho scoperto che è l'esatto contrario, è da quella realtà che si passa a vivere la dimensione oratoriale, altrimenti non si crea quel legame con i giovani, con le persone, perché se io prendo un qualcosa calato dall'alto e non entra all'interno del mio cuore, non vivrò mai quell'esperienza autentica, bella, così come ha visto San Giovanni Bosco, ma chi proprio l'ha fondato, che è San Filippo Neri. Tu, che sei un giovane sacerdote, quali sono le difficoltà che incontri nel trasmettere la fede ai giovani? La prima difficoltà è chiaramente l'assenza dei giovani anche nell'aspetto celebrativo liturgico, o più che assenza, una presenza molto molto limitata. E poi c'è un altro fattore, che è quello culturale.
i ragazzi conoscono poco, non solo nei contenuti della fede, ma anche nei contenuti della nostra cultura, della nostra arte, perché la nostra arte, la nostra cultura è impregnata di esperienza di fede, di cristianesimo, della realtà anche religiosa. E questo è un dato molto preoccupante, perché se i ragazzi non conoscono quella che è la loro storia, quella che è la cultura, anche artistica, da dove provengono, non possono mai accedere a quel legame che proviene dall'alto. È anche pur vero che i ragazzi hanno profonda, sentono all'interno di loro di voler arrivare a questo infinito, però gli mancano quelle basi, come arrivare a Dio, chi è questo Dio, ma mi ama veramente, non mi ama. E allora quelle conoscenze basi che noi definiamo culturali servono per portare i ragazzi verso l'esperienza dell'infinito. Come dicevano anche grandi teologi, ad esempio von Balthasar, l'uomo è capax Dei, l'uomo è capace di Dio nella sua natura. E questo chiaramente deve essere poi aiutato piano piano, fino ad arrivare a toccare quell'infinito di Dio. Nonostante le difficoltà, questo tipo di missione con i giovani cosa invece ti regala come sacerdote? È un'esperienza veramente bella, perché mi mette in gioco, quindi non mi lascia piatto, ma sempre quella voglia di ricercare, di trovare sempre un qualcosa di entusiasmante, prima per me ma poi anche per loro, perché io faccio questo ragionamento: se entusiasma me, potrebbe entusiasmare anche i giovani, ma se rende noioso me, figuriamoci all'altro come lo può rendere. E quindi è una continua ricerca anche nel saper scegliere le cose belle, le cose buone e soprattutto cose che a loro fanno bene alla loro crescita umana e soprattutto anche spirituale. So che nel tuo cuore serbi tanti sogni, in particolare un progetto futuro, ce ne vuoi parlare? Sì, la comunità di San Giovanni in Galdo ha una grossa ricchezza dal punto di vista storico, un imponente archivio parrocchiale voluto principalmente dal Cardinale Orsini, diventato poi Papa Benedetto XIII, che era Vescovo di Benevento, quindi San Giovanni in Galdo faceva parte della diocesi di Benevento e quindi sotto la sua guida, e lui ci teneva particolarmente che tutte le parrocchie avessero a cura l'archivio parrocchiale, e veramente sono venute anche persone dalla sovrintendenza a visionare questi documenti, e sono proprio dei documenti storici importantissimi, non solo dal punto di vista spirituale ma soprattutto dal punto di vista identitario, perché c'è la storia di queste comunità, non sono solo nomi degli alberi genealogici, ma ci sono delle descrizioni molto particolari degli edifici di culto, delle abitazioni, del circondario, di quanto era grande il paese, di quante famiglie c'erano. Quindi è una di tutte le visite pastorali che Orsini nel tempo ha vissuto. E questo prezioso archivio è custodito sopra la sacrestia in un mobile pieno di polvere. E allora, siccome la parrocchia non ha locali parrocchiali, si è pensato di voler realizzare questo centro pastorale, che avrà una biblioteca, una sala lettura, un museo e anche uno spazio, un auditorium proprio per ospitare i giovani, ma non per fare baldoria, anche quella, ma soprattutto per formarli, perché se vogliamo che i nostri giovani rimangano nel nostro territorio, nel nostro paese, devono imparare a conoscere anche le esperienze lavorative di questa terra. Quindi imparare l'artigianato, imparare l'arte, la musica, il teatro, anche perché queste arti, la musica e il teatro, a San Giovanni è molto sentito, anche perché c'è il gruppo folcloristico di oltre 60 anni che hanno celebrato l'anno scorso, quindi la tengono nel cuore la musica, e quindi sensibilizzare i giovani a vivere anche questa dimensione, che poi chiaramente dal mio punto di vista poi è trasfigurata all'interno dell'esperienza di religiosità popolare e di fede. Allora in bocca al lupo, e ti lascio dicendo che tutti noi possiamo cambiare la storia. Grazie. Parlare di oratorio è molto complesso, perché racchiude tantissime definizioni che poi fanno perdere l'essenza di ciò che è realmente. E siccome sapete che la mia seconda formazione è storica, quindi bisogna partire anche dal significato storico delle parole. Oratorio proviene dal latino oratorius, da orator, cioè orale.
quindi un qualcosa che ha a che fare con la parola. E nell'antica Grecia e poi nella Res Publica Romana l'oratore era colui che parlava e che insegnava nei luoghi della cultura e della politica, famosissime le orazioni di Cicerone all'interno del Senato. Poi con l'avvento del cristianesimo, o meglio ancora con l'ingresso del cristianesimo nella classe dirigenziale dello Stato imperiale, il ruolo che ricoprivano i senatori più istruiti vennero piano piano ricoperti dai vescovi e dai sacerdoti che collaboravano con i vescovi, e le orazioni vennero trasformate in discorsi di matrice teologica che con il passare del tempo divennero delle vere e proprie preghiere, significato latino che tuttora abbiamo, soprattutto in ambito monacale, le orazioni. Il famoso è il motto di San Benedetto: ora et labora, prega e lavora. E proprio da questo motto benedettino bisogna intendere l'oratorio, così come lo pensò San Filippo Neri. San Benedetto ebbe l'intuizione di riunire delle persone e di farli vivere un'esperienza di fede innestata in una realtà concreta. La preghiera che eleva l'anima da una parte e il lavoro che eleva il corpo dall'altra, ed entrambe elevano la mente. Dal Medioevo di San Benedetto passiamo al Rinascimento di San Filippo Neri. Ci troviamo nella Roma del 1500, vi risparmio tutti i dettagli storici e sociali dell'epoca perché si aprirebbe un mondo infinito. In linea generale possiamo dire che c'era una Roma da due volti, degradata e povera nella città, ricca e potente nei palazzi statali e pontifici. E il santo fiorentino si ritrova immerso in questa realtà, come successe più o meno con Lutero qualche tempo prima. E questa realtà, che poi nello spirito rinascimentale lo pose nella condizione di dover agire in qualche modo, e così scelse di fare la sua esperienza benedettina, cioè dare un'opportunità alle persone povere e incolte e di conoscere la fede e di metterla in pratica nel lavoro. Però siccome c'era in corso l'eresia protestante e quindi la Chiesa era molto molto rigida, soprattutto con San Pio V, con il Concilio di Trento, praticamente che cosa era successo? Che se prima ancora nel 1200 San Francesco vide che c'era qualcosa che non andava nella Chiesa, non si contrappose, ma dall'interno della Chiesa stessa la trasformò. Stessa cosa avviene anche qui nel 1500, e c'è Sant'Ignazio di Loyola, San Filippo Neri, tanti altri santi che hanno convertito il cuore della Chiesa dal suo interno. Lutero fa la scelta contraria, cioè dice: siccome la Chiesa è sbagliata, allora bisogna fare altro, togliere quella istituzionale e tornare a solo quella del Vangelo. Quindi si mette contro la Chiesa, e questo scaturisce una reazione chiaramente della Chiesa attraverso il Concilio di Trento, dove la Chiesa riconosce i suoi errori, ma allo stesso tempo mette dei limiti, tant'è che in ogni articolo del Concilio ogni articolo si conclude con anatema sit. Quindi dice: chi sostiene che i sacramenti non sono sette, eccetera eccetera, anatema sit, cioè sia maledetto. Quindi era molto fermo. E quindi cosa si era deciso? Che solo i preti dovevano parlare di Dio e solo nei luoghi istituzionali. E quindi capite che San Filippo Neri era abbastanza svantaggiato. E allora che cosa pensò? Ecco perché è importante il tessuto sociale. Fondò una confraternita di mutuo soccorso, dove
con la scusa di accogliere pellegrini e persone che visitavano la città eterna, lasciava un messaggio evangelico. Quindi non una preghiera liturgica, ma una preghiera incarnata. Così come diceva anche Madre Teresa, no? Il Cristo adorato e il Cristo aiutato. Non c'è differenza tra i due. Così nasce l'oratorio di San Filippo Neri. Facciamo un salto di 3 secoli e andiamo a Torino. Siamo nel 1800, epoca della grande rivoluzione industriale. L'intera società è tutta concentrata sul mondo del lavoro e poco sulla fede e sull'umanesimo di qualche secolo prima. A Torino vive un giovane sacerdote, Giovanni Bosco, il quale nota che la rivoluzione industriale aveva coinvolto anche bambini e adolescenti, tanto che erano costretti a lavorare saltando la formazione umana e culturale. Nasce così l'idea in San Giovanni Bosco di aiutare e formare questi ragazzi. Come fare? Riprendendo l'intuizione di San Filippo Neri, ma trasformandola. Non parte da un'accoglienza di mutuo soccorso, perché, l'ho detto, siamo in piena rivoluzione industriale, quindi il lavoro e i soldi bene o male giravano, quindi non era tanto una questione di povertà economica, ma era una povertà culturale, perché se tu già da ragazzo sei costretto a lavorare e quindi non a studiare, sì, puoi crescere economicamente, ma non cresci culturalmente. E quindi San Giovanni Bosco intende l'oratorio come luogo di istruzione culturale innestata nella preghiera, sistema che un secolo prima aveva adottato un altro santo, San Francesco di Sales. Ecco perché poi il nome di Salesiani. Quindi l'oratorio diventa un luogo di formazione umana e spirituale che prepara l'uomo ad entrare nella società. Potremmo definirla una scuola a tutti gli effetti. Ecco perché ritengo che l'oratorio non è il luogo del caos, non è la sede distaccata della discoteca o del parco giochi, ma è la scuola della vita nella sua totalità, anima e corpo. Ricordate San Benedetto? Ora et labora, prega e lavora, anima e corpo. Se San Benedetto nel Medioevo le teneva un po' distinte, ok, le due cose, mano a mano col passare dei secoli diventano un tutt'uno. Nasce come luogo della cultura teorica, ma si trasforma in luogo della cultura pratica. E arriviamo ai nostri giorni. Come vivere oggi l'oratorio? Innanzitutto analizzando il contesto sociale e culturale che viviamo, così come ha fatto San Benedetto, San Filippo Neri, San Francesco di Sales, San Giovanni Bosco, Madre Teresa di Calcutta. I nostri giovani vivono una forte ignoranza culturale dovuta a una scuola molto in affanno e non al passo coi tempi. Parlare con i giovani, con i ragazzi, e sapere che non sanno manco il nome dei paesi limitrofi, capite che non è una bella cosa. Perché se uno non conosce il territorio che lo circonda, mi dici come imposterai il tuo futuro, su che cosa imposterai il tuo futuro? Ma così come le altre esperienze un po' più grandi. E questo poi non è solo un disagio culturale, ma c'è anche un disagio sociale dovuto alla carenza di certezze lavorative future. Che farò? Questa terra è in grado di darmi un'opportunità lavorativa? O me ne devo andare? Ma a questi due dati negativi, cioè l'ignoranza culturale e la carenza lavorativa, bisogna dire che fortunatamente i giovani sono molto svegli e propensi alla crescita, ma davanti a loro hanno questo muro enorme, che sono le due negatività che ho elencato prima. Ed ecco il ruolo della Chiesa nella sua missione sociale, ad gentes, come direbbe il Concilio Vaticano II, quel ruolo pedagogico che ha avuto Cristo stesso,
quando nell'ultima cena disse agli apostoli di essere il maestro. Voi mi chiamate il maestro e signore e dite bene perché lo sono. Maestro e signore. Cosa la Chiesa può e deve offrire? Una speranza, un luogo fisico dove poter accogliere i giovani e prepararli a vivere la quotidianità della vita, dove si possono sentire liberi di esprimere loro stessi, senza il timore di un giudizio, o peggio ancora, di un pregiudizio. Siccome tu non c'hai soldi, siccome tu sei così, siccome sei collì, tu sei un fallito, tu non potrai fare nulla. Questo è il mio grande sogno, ma che ancora non riesco a realizzare perché manca una struttura fisica qui per poterlo fare. Ecco perché sto puntando tutte le mie forze sul centro pastorale e vi chiedo di fare vostro questo sogno, perché è una speranza per i nostri giovani. È un invito ai giovani di comunità limitrofe a investire nei nostri paesi, così belli e preziosi, carichi di una storia dal valore inestimabile. Solo così possiamo colmare il vuoto culturale, il vuoto lavorativo e quindi il vuoto demografico. Perché se i giovani non offriamo nulla, giustamente se ne vanno. Una volta che se ne sono andati, una volta che contiamo le case chiuse, che cosa ci rimane? Spero di avervi fatto capire l'immenso valore dell'oratorio e di come oggi ne abbiamo urgente bisogno. Io sono cresciuto con l'idea di oratorio che è quella calata dall'alto, no? In ogni parrocchia ci deve essere l'oratorio. Esatto. In ogni parrocchia ci deve essere l'oratorio e quindi con delle strutture standard. Giustamente, perché in molte realtà falliscono? Perché una cosa calata dall'alto che non ha il sapore del vissuto muore, rende poco. E veramente credo che San Giovanni Bosco ha fatto un miracolo a non far venire il sacerdote da Roma, perché ha permesso a me di poter studiare questo aspetto e di cambiare, perché il ruolo un po' di noi storici, no? Mi metto nella categoria anche se non ho pienamente i titoli, è quello che noi distruggiamo le aspettative di tutti, perché tutti hanno dei preconcetti, poi vai a vedere la storia e l'esatto opposto. E quindi ho questo ingrato compito di distruggere quelli che sono i vostri sogni, i vostri preconcetti. E chiaramente la storia questo ci insegna, i santi questo hanno vissuto, non una cosa calata dall'alto, ma dal basso che va verso l'alto e dall'esperienza del posto che tu elevi verso sopra. E non a caso ho citato diversi santi in diverse epoche, il Medioevo, il post-Medioevo del 500, la rivoluzione industriale, i giorni d'oggi. Non sono eventi a caso, perché vedete, San Benedetto lo intendeva in un modo l'oratorio, San Filippo Neri in un altro, San Giovanni Bosco in un altro, e così eccetera eccetera. Ecco perché è importante, soprattutto per noi parroci, entrare sempre più nel tessuto della comunità, perché solo se conosci la comunità puoi capire quali sono i reali bisogni di quella comunità e da lì iniziare a fare un cammino. Per quanto riguarda San Giovanni, se io devo pensare un oratorio fatto di estate ragazzi eccetera, è chiaro che è fallita, non ce ne sono, o sono talmente pochi da non poter riuscire a fare un programma. E allora che cosa fai? Vai a capire quello che quei pochi giovani vivono, fanno, dicono durante la giornata. Da lì sviluppi un qualcosa dopo. Quindi veramente che spero che il Signore ci possa aiutare, accompagnare in questo compito così arduo, difficile, perché io credo in questa comunità,
credo che possa tornare a fiorire ancora di più di quando già non è in fiore adesso. E quando sento qualcuno che dice no, ma qua finisce tutto, ma qua è così lo spopolamento, dico mandatevene al diavolo a voi lo spopolamento, facciamo qualcosa che mantenga le persone qua, che attiri soprattutto le giovani coppie, le cose che abbiamo, sfruttiamole al meglio e viviamole veramente con tanta semplicità, con tanta bellezza. La famosa questione meridionale è così, si sta rivivendo, si stanno riscoprendo quelle che sono le nostre ricchezze proprio per farci risorgere. Quindi spero di avervi lasciato qualcosa di positivo, magari una spinta in più per poter dire anche i nostri paesi valgono. Ciò che non aveva capito San Bartolomeo, patrono della nostra diocesi, quando disse vicino a Filippo, ma da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Da San Giovanni in Gardo può mai venire qualcosa di buono? Sì, tante tante cose. Complimenti, veramente bellissimo questo excursus. Anch'io sono emozionato, forse ancora di più, perché vedo ricordare il mio papà che si è nutrito ai valori di istituzioni salesiane e ha cercato di trasferirle nel suo paese di origine. Io ricordo la passione, la dedizione, l'emozione con cui viveva la vigilia di questa festa e credo, man mano che ho letto poi di Francesco e di San Giovanni Bosco, perché tra l'altro mi sono continuate ad arrivare nel tempo i bollettini che lui comprava, le testimonianze di carità che faceva dai tempi in cui a Faenza aveva vissuto l'Istituto Salesiano, e ho imparato, diciamo, che le frasi di San Giovanni Bosco sono di un'attualità straordinaria, insomma, se solo pensiamo a quello che abbiamo messo nelle targhe: camminate coi piedi per terra, col cuore abitate in cielo. È un motto bellissimo, così come l'altro, guai a chi cerca la gratitudine nel mondo. Il mondo è un cattivo pagatore, ti ripaga con l'ingratitudine. Quindi sono dei messaggi che conservano ancora la loro forza, ma soprattutto raccolgo l'invito di Don Mariano, e lo dovrebbe raccogliere ogni uomo politico, ogni esponente della società civile, a far rivivere queste realtà, a tenere i giovani lontani dalle tentazioni, da quel deserto, diciamo, di valori che vediamo li travolge e fa sì che esistano le baby gang, che esistano una gioventù che appare veramente completamente sbandata, priva di riferimenti, quei riferimenti che appunto San Giovanni Bosco riusciva a trasmettere con grande spiritualità e con grande spessore umano e pedagogico. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di rivivere questo contatto con il mio papà. Grazie. Li potremmo in tutti i modi identificare come maestri di vita. 300 anni prima di Cristo, forse uno dei primi martiri del protocristianesimo, si chiamava Socrate. Sapete perché venne ucciso? Perché lo condannarono perché corrompeva i giovani. Il mondo della tirannia greca, che lui, Platone, identificò in questa forma di potere riservata a pochi, ha tutto l'interesse a far sì che i giovani e le persone restino in una forma di ignoranza latente. Quando Platone praticamente gli disse: maestro, ma tu vattene, perché così ti salvi la vita. In realtà i 30 tiranni che stavano ad Atene avevano teso una trappola al maestro, perché se lui fosse andato via tutti i suoi allievi avrebbero perso la fiducia nel riferimento, no? E quindi
poi la stessa oligarchia poteva dire: avete visto che maestro avevate? Ha avuto paura di morire e se n'è andato. E lui con molta semplicità disse ai suoi allievi: non vi preoccupate, perché se la morte per me è un sogno, voglio dormire, voglio riposare. Diversamente, se la morte rappresenta qualcosa che mi allaccia a tutte le persone che io ho amato nella mia vita, è ancora meglio, perché vado in un posto dove potrò essere veramente felice. Questo per dire che la conoscenza e la capacità che noi dobbiamo avere per insegnare ai giovani ad apprendere, la cosa che teme di più l'oligarchia è proprio le persone istruite che conoscono, ecco perché l'oratorio è importante. Non è soltanto un modo per farsi vedere che... Cioè, vi ricordate da noi come si chiamavano i maestri? Sima. Qualcuno dice: ma che significa Sima? Sì, maestro. Noi avevamo le botteghe qui artigiane dove molti ragazzi, quando li chiamavano Giovanni, quello rispondeva Sima. Sì, maestro, nel senso che c'era una dedizione ad apprendere da parte di un qualche cosa, da una persona che ti poteva insegnare. Quindi queste persone hanno dedicato la loro vita per combattere un principio che non è un principio universale, è un principio dedicato a persone scellerate che pensano di poter comandare il mondo utilizzando la leva della poca conoscenza. Perché un ingegnere, una persona istruita, è difficile da strutturare, da dire tu questa cosa non la fai, perché quello è istruito e ti risponde a tono. Diversamente da un povero Cristo che non ha avuto la possibilità di studiare, come l'esempio che ha fatto Don Mariano, nell'Ottocento i bambini praticamente lavoravano le stesse ore che lavoravano gli adulti e venivano pagati forse meno della metà. E quindi era un'usura che l'oligarchia, anche quella industriale, ha perpetrato nei confronti dei più deboli, dei bambini, per ricavare i massimi profitti. Questo è il punto. Allora, la loro istruzione, il loro sacrificio è avvenuto nella storia per creare soprattutto l'istruzione, la conoscenza delle scuole. Hanno vincolato la loro vita a uno spazio vitale in cui la società praticamente si può evolvere, può crescere. Questo è il valore dei santi. E quindi l'impegno che noi abbiamo anche nel nostro piccolo è proprio quello di addomesticarci praticamente al servizio di trasmettere queste verità. Chi le sa le deve dire, non le deve tenere per se stesso. Ecco perché è importante. E quindi, riconoscendo questo fatto, non è vero che poi c'è una distanza così abissale fra ciò che ha fatto Socrate e ciò che ha fatto San Giovanni Bosco. Un termine coniato da un mio grande maestro che è morto nel 2019 chiamava simultaneità dell'eternità, questo termine, cioè tutto ciò che riguarda il bene praticamente è simultaneo, non è distante, non si sposta nel tempo, è simultaneo, perché noi ne stiamo parlando, come abbiamo parlato di San Giovanni Bosco, così come parliamo di Socrate. Sono gli stessi principi universali che ci distinguono dagli animali. Noi non siamo bestie evolute, siamo esseri fatti a immagine e somiglianza di Dio. Non solo questo, ma abbiamo quella capacità creativa, che è la cosa che teme di più l'oligarchia. Perché una persona creativa vive praticamente non in un mondo ideale, ma crea delle cose, crea uno spazio di fase dove potersi determinare. Diversamente dal fatto che se no ti abitano a essere un animale da soma, come avveniva nel periodo dell'Impero Romano, diversamente dal 1500, che fu una distruzione enorme per la società. Pensate ai quadri di Caravaggio, tutto il sangue che si vede nei quadri era praticamente la distruzione della società, non era più la società. Ecco perché, secondo me, portare i giovani a capire questi valori attraverso la conoscenza storica è il primo passo che dovremmo fare, insegnare ai bambini che conoscere la storia significa conoscere se stessi, non solo per determinare il presente, ma perché questo presente si possa proiettare nel futuro, perché sennò non c'è nessuna speranza. Vi ringrazio. Come vivere oggi l'oratorio? L'educazione alla fede comprende tante realtà, ma ognuna può diventare esperienza di unità per le comunità cristiane dei nostri piccoli borghi. Il mondo chiesa e ognuno di noi può accompagnare i giovani ad essere parte integrante di una storia nuova da tramandare con cuore gioioso.